Pace a te, anche stasera siamo insieme, vogliamo ringraziare Dio, mettiamoci insieme di pari sentimento e glorifichiamo Dio con tutto il cuore. Vogliamo iniziare con un bel canto che dice: I cieli narrano il numero 814, 814. I cieli narrano la gloria del risorto Re. L'universo ci parla di questo grande creatore, a Dio sia la gloria. Vogliamo pregare che Dio guidi questo culto insieme, ci vogliamo mettere. Sorella, vogliamo pregare, fratello, vogliamo pregare col cuore, in sincerità. Non facciamo preghiere formali, mettiamo insieme un po' di parole. Avviciniamoci col cuore al Signore, lentamente, senza diciamo un sacco di parole che riempiono l'aria e poi alla fine non c'è. Sì, avviciniamoci col cuore al Signore. Sì, lentamente, apriamoci a Lui, perché non è che siamo lì già con tutte quelle parole messe insieme che ancora il cuore non ne sa niente. Avviciniamoci col cuore al Signore. Facciamolo insieme, sorelle.
Prega insieme con me, tu pure, fratello, mettiamoci insieme dove siamo e così apriamo il nostro cuore al Signore. Chiudi gli occhi, apri il cuore e invochiamo la sua divina presenza. Signore, noi sappiamo che tu già sei qui, ma noi desideriamo che tu ti manifesti nella nostra vita, che tu ci parli, che tu agisci dentro di noi. Che tu agisci in mezzo a noi, sì, te lo chiediamo insieme. Signore, non ci basta sapere che tu sei il Dio onnipresente, cioè presente dappertutto. Noi vogliamo sentire che tu sei nella nostra vita, che agisci nella nostra vita, che ci parli, che ci incoraggi, che ci rispondi, che ci riprendi, che ci porti nella giusta direzione. Sì, Signore, invochiamo la tua divina presenza, che per lo Spirito Santo tu influenzi la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere. Noi ti invochiamo con tutto il nostro cuore e ti diciamo, parlaci ancora questa sera. E rispondi ai bisogni del tuo popolo. Signore, ti presento in un modo speciale ognuno che insieme con noi ha dei bisogni particolari. Li presentiamo a te, Signore, perché sappiamo che tu sei l'Iddio della risposta. In un modo o nell'altro, Signore, tu ci fai comprendere il perché non rispondi. E tante volte non rispondi perché ti chiediamo cose che non sono nel piano della tua volontà. Facci sottomettere a te e permettere a te di operare perché tu vuoi il nostro bene sempre. Vogliamo avere fiducia di te. Ci apriamo a te e ti diciamo. Opera nei reparti spirituali della nostra vita. Sì, Signore, tocca profondamente il nostro cuore ed opera in nostro favore per la crescita della nostra vita spirituale e tutte le altre cose. La tua parola ci dice che ce li dai in più, perciò fiduciosamente veniamo a te. E vogliamo adorare te, benedire te, glorificare te, innalzare te. Vogliamo avvertire e sentire la tua presenza e la tua voce che parli al nostro cuore. Benedicici insieme. Spandi la tua presenza su questa riunione, su questa assemblea, sotto questa grande tenda, mentre noi innalziamo il nostro cuore verso di te e diamo lode. Onore e gloria a te, Dio onnipotente, Dio altissimo, Dio che tutto può. Sì, sappiamo che tu rispondi ai nostri bisogni e anticipatamente ti vogliamo ringraziare tutti insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Grazie Signore, grazie Signore. Amen. So che ci sono dei fratelli, delle sorelle che si inginocchiano, che si alzano in piedi, accomodati tranquillamente e cantiamo un altro bel canto, il numero 811, che dice: Io canto al nome tuo, Signore. Quando noi lodiamo il nome del Signore, nel nome c'è tutto il carattere di Dio, tutti gli attributi di Dio, tutto il suo potere. Perché si trasferisce in un nome difficile da pronunciare, perché non lo possiamo impacchettare. Noi lo abbiamo tradotto con Geova, con Yahweh, ma le vocali non ci sono. Perciò è impossibile da nominarlo perché non si può chiudere in un nome. Ma noi nel suo nome, come colui che si è presentato a Mosè nel dire, io sono colui che sono, a te leviamo la nostra lode, il nostro ringraziamento e la nostra adorazione.
Amen. Cantiamolo insieme. Io canto al nome tuo, Signore. Cantiamolo insieme. 811. Vogliamo continuare con il 691 che dice Gesù meraviglioso, anche meraviglioso, è una espressione che è difficile da trovarne l'intero significato. È un po' come la musica. Dire che cos'è la musica? Sì, abbiamo messo insieme un poco di parole, però realmente quando ascoltiamo la musica è un'altra cosa. A volte troviamo gente che si commuove e allora perde il significato letterale perché c'è l'altro dei sentimenti. Gesù meraviglioso. Un giorno chiesero ad uno che professava di essere musicista, gli chiese un maestro, ma che cos'è allora la musica? E non potendo mettere insieme più di tanto, rispose, è una cosa che si suona. Trovò una soluzione temporanea per tamponare al momento, però realmente quando c'è chi suona, e specialmente nel campo spirituale, quelle emozioni che porta lo Spirito Santo al nostro cuore, allora la musica è tutt'altra cosa di una cosa che si suona. Così anche Gesù è tutt'altra cosa quando dal nostro cuore sorge quel sentimento di gratitudine per dire Gesù, tu sei meraviglioso, tu sei meraviglioso, tu sei meraviglioso.
perde il senso letterale la parola e acquista quella spirituale che abbraccia i nostri sentimenti e ci porta nella sua presenza. Gloria sia resa a Dio. Cantiamolo insieme. 691. Bene. Continuiamo con il 772 che dice: muoviti in me. Sai che lo Spirito Santo, quando comincia ad operare nella nostra vita, si muove in un modo speciale. Non si muove nel senso che lo tocchiamo, ma muove ed attiva un processo nei nostri sentimenti che sentiamo la sua divina presenza. E ci parla. Quella vocina mistica molte volte ci trasporta e ci porta nella giusta direzione perché diventa la nostra guida. Mentre diciamo muoviti in me, facciamo spazio nel nostro cuore, allarghiamo il nostro cuore per dire oh muoviti in me Spirito Santo, muoviti nei miei pensieri, muoviti nei miei sentimenti. Muoviti nel ceppo dove si generano i sentimenti che tu stesso generi nella nostra vita. Sì, cantiamolo col cuore. Muoviti in me. Cantiamolo insieme, ma soprattutto mettici il cuore. Non guardare soltanto, sorella. Canta anche sottovoce se non hai la voce adatta. Purché tu partecipi, perché in questo modo ci metti la tua buona volontà di chiedere col cuore e con la bocca di muoversi nella tua vita. Non fare solo un pezzo che guardi o ascolti, canta insieme, partecipa, perché lo Spirito Santo coglie l'occasione mentre tu canti e fa diventare vero quello che tu dici, quello che esprimi. Senti che acquista un valore aggiunto con la sua presenza. Cantiamolo insieme. Vai, canta insieme con noi. Tu
7:4:4 che dice rinnovami, ma prima di chiedere che lo Spirito Santo ci rinnovi, vogliamo leggere quel verso che abbiamo letto questa mattina in 2 Corinzi 10:5 che dice che noi dobbiamo prendere i nostri pensieri, farli prigionieri e renderli ubbidienti a Cristo. Sì, perché nella nostra vita ci sono pensieri che orgogliosamente si rivolgono contro la conoscenza di Dio. Sono pensieri che non sono nostri, vengono dal nemico e si oppongono a far sì che noi non conosciamo Dio. E noi vogliamo fare un'opera speciale stasera. Vogliamo sgridare questi pensieri che vengono da parte del nemico con tutta la forza, con tutto il cuore. Dobbiamo dire a questi pensieri che vogliono offuscare la nostra mente, che non vogliono farci avere un incontro con lo Spirito Santo, che cercano di mantenerci distratti o confusi o apatici. Sgridiamo questi pensieri che non sono da parte del Signore. Impara a sgridare quei pensieri che vogliono ostacolare che tu conosca Dio. Sì, perché la nostra mente è un campo di battaglia. Ogni volta che ci dobbiamo avvicinare a Dio, ci sono pensieri che si oppongono e noi, nel nome di Gesù Cristo, sgridiamo ogni pensiero
che nella nostra mente viene da parte dell'avversario. Insieme diciamo pensieri che vengono da parte del nemico nella mia mente. Ti ordino di uscire fuori dalla mia mente ed invoco la presenza dello Spirito Santo sopra di me. Qualsiasi pensiero che viene da parte del nemico nella mia mente, io ordino nel nome di Gesù Cristo, ordino di uscire fuori dalla mia mente ed invito lo Spirito Santo che riempia la mia vita ed influenzi la mia vita mentre siamo insieme in questo culto per adorare il Signore Gesù Cristo. Fuori ogni essere malvagio dalla mia mente, nel nome di Gesù Cristo fuori ti ordino di uscire e nel nome del Signore Gesù Cristo invoco la presenza dello Spirito Santo sopra di me. Influenzaci, Spirito Santo. Riempi la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, lo spazio dove siamo, della tua divina presenza. Te lo chiediamo, Dio, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Cantiamo questo bel canto. Rinnovami. Numero 744. Desideriamo di essere rinnovati con pensieri che vengono da parte dello Spirito Santo. Ha bisogno di te.
c'è dentro di me deve essere trasformato, Signore, perché tutto quello che c'è dentro di me proprio questo fa la parola insieme allo Spirito Santo. Quando viene fecondata la parola, ci attira, ci sposta nella direzione giusta, così come un fiore si sposta verso il sole. Gradualmente e si apre, lo Spirito Santo fa questo della nostra vita e ci rinnova. Rinnovare come? Cominciano a uscire fuori sentimenti generati dallo Spirito Santo e cambia il nostro modo di pensare. Vediamo la nostra vita che cambia. Molte cose cadono per strada e altre nuove crescono. È un rinnovamento che lo compie lo Spirito Santo, sì, perché è creativo, non si ferma mai. Lo Spirito Santo crea vita nuova dentro di noi. Un flusso continuo di benedizione. E noi vogliamo pregare che lo Spirito Santo questa sera, attraverso la sua parola, faccia questa opera nella nostra vita. Perché la parola del Signore ci indirizza verso la giusta direzione. Noi normalmente siamo portati sempre secondo la carne, secondo i pensieri della nostra mente, secondo i consigli che vengono dal diavolo molte volte. Mentre quando noi ci rivolgiamo alla parola del Signore, la parola del Signore converge l'attenzione del nostro cuore nella giusta direzione. E noi glielo vogliamo chiedere al Signore, prima che leggiamo la sua parola e la meditiamo insieme, glielo vogliamo chiedere insieme con tutto il cuore. Mettiti insieme con me e diciamo insieme, Signore, rinnovami. Io ho un sacco di pensieri vecchi nella mia vita, tanti pensieri che mi danno fastidio, pensieri che ostacolano la crescita di quello che tu vuoi far sviluppare nella mia vita, nel mio cuore. Oh, vieni con lo Spirito tuo Santo, vieni col fuoco dello Spirito Santo e brucia alle radici ogni sentimento peccaminoso, brucia alle radici ogni radice malefica, che nessuna radice malefica si sviluppi nella nostra vita. Vieni Spirito Santo, rinnovaci, te lo chiediamo insieme e inietta nella nostra vita quella parte vitale che viene da te e che genera sentimenti rinnovati, che ci prepara per il grande incontro del tuo ritorno. Signore, ti preghiamo, fa che la tua parola in questa sera ancora possa parlare il nostro cuore e ci sposti nella giusta direzione. Ci porta, ci convince a vedere che abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di questo rinnovamento nella nostra vita. Te lo chiediamo insieme, Signore, di pari sentimento, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Grazie, Signore. Ed ora vogliamo passare alla parola del Signore. Il messaggio di questa sera è una vera conversione. Noi pensiamo molte volte, quando testimoniamo che abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita, ci siamo convertiti, così diciamo, ma non è proprio così.
C'è stato un cambiamento, abbiamo iniziato un cammino nuovo ed ora è tutto da camminarci dentro. Gesù convertì l'acqua in vino. E quella è una vera conversione. Tanto che il maestro di tavola, che aveva la conoscenza del buon vino, disse con i familiari dello sposo: voi avete fatto qualcosa che non ha fatto nessuno. Tutti danno il vin buono all'inizio, poi quando cominciano a bere che non capiscono molto, ci mettono vino di seconda classe, terza classe, perché perdono un poco le staffe con il vino e allora mantengono la compagnia allegra. Invece voi avete fatto qualcosa di diverso. Gesù aveva fatto qualcosa di diverso. Aveva convertito l'acqua in vino. Anche noi siamo convertiti, ma è l'inizio di un cammino. La nostra vecchia natura resta con noi e non si ferma di voler proliferare le cose della vecchia gestione. Perciò è una conversione continua fino a che entriamo nella gloria del Signore. E ha bisogno sempre di essere guardata, vigilare, un poco come le piante. Quando c'è un innesto, bisogna sempre coltivare, perché il vecchio si vuole sempre sviluppare. Un poco che trascuri, il vecchio prende forza e fa seccare il nuovo e non porta frutto. A volte abbiamo visto dei vigneti, un poco di tempo che si trascurano, che cosa succede? Vediamo che manca la forza sopra, perché sotto il vecchio prende forza e si allarga per terra con una forza, e allora bisogna correre per tagliare tutto il vecchio e far crescere il nuovo. Così è la nostra conversione. Ma noi dobbiamo lavorarci vicino. Il Signore ha fatto una grande opera, però ci vuole la nostra collaborazione. E la parola del Signore ci aiuta, perché quando noi andiamo alla parola del Signore e scopriamo dove sta sfociando la parte vecchia nella nostra vita, noi dobbiamo correre ai ripari. Dio ci ha dato questa manutenzione da fare. E sai, ti voglio dire una cosa. La manutenzione per la tua vita spirituale non la può fare nessuno se non tu. Vai a una riunione, vai a un'altra, la più grande, la più piccola, però la cura della tua vita, della tua anima, nessuno la può fare come la fai tu. È una responsabilità personale. Come curare il tuo proprio corpo? Chi lo cura meglio di te? Tu sai quando devi mangiare, cosa ti va bene, a che ora devi mangiare. Benedetto sia il Signore. È un parallelo che ci aiuta. Guardiamo la parola del Signore come ci aiuta. Vuole che noi ci convertiamo veramente, lavoriamo vicino a questo, con un impegno continuo, perché ne vale la pena. Leggiamo insieme cosa dice il Signore attraverso questo grande profeta. Dice: quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Al Signore non serve solo la nostra presenza fisica. Se il nostro cuore è assente, allora che serve che entriamo nel Tempio del Signore? Magari tu dici: allora non ci vado proprio. No, sbagli. Perché se ci vai, come non ci devi andare, sbagli. Se non ci vai proprio, sbagli ancora di più. E allora ci devi andare, ma devi rettificare il tuo modo di andare nella casa del Signore.
Ma che cosa c'era in questo popolo, quello del tempo di Geremia? No, questo popolo stasera siamo io e te. Parla a noi il Signore. La parola di Dio io lo devo sempre ripetere perché molti portano la parola di Dio come una vecchia storia. Quando la leggono e quanto ne parlano, pensano al punto geografico e quanti millenni sono passati e pensano che stanno leggendo una vecchia storia. Non è così con la parola del Signore. La parola del Signore parla a chi legge e parla a chi ascolta, parla a noi. Guardiamo come ci aiuta a comprendere nel capitolo 29, verso 13, lo stesso profeta. Dice così, il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Al tempo di Gesù ed anche ora, ci siamo dentro con lo stesso sistema, un sistema tutto artificiale, una religiosità tutta accampata intorno, ma dentro potremmo prendere le parole di Gesù che a suo tempo lo descrive così bene che possiamo ben comprendere. Un giorno ha detto in faccia a quelle persone che lo circondavano, religiosi ad alto livello, voi siete come dei sepolcri imbiancati. Come entrare in un cimitero monumentale. Possiamo vedere delle tombe di 50-100 metri quadrati con marmi e contromarmi, ma dentro c'è un morto. Al tempo di Gesù non c'erano i cimiteri monumentali, però si usava pittarli con la calce. Pigliavano una scopa e facevano, ed era bello il loculo, come lo dobbiamo chiamare. Ma dentro bastava aprire un po'. Così siamo noi quando aggiustiamo fuori e puzziamo dentro. Sorelle, questa è la verità dei fatti, noi dobbiamo vigilare. Il Signore parla in un modo semplice e crudo, certe volte ha delle espressioni tanto forti che ci fanno senso. Una volta ha detto, voi fate come il cane che si rimangia il vomito. Se lo diciamo mentre stiamo mangiando, qualcuno lascia il cucchiaio. Ma lo dice Gesù, perché noi veramente siamo proprio messi male se non rivediamo la nostra vita. Al tempo di Gesù e anche ora. Guardiamo Gesù come dice nel capitolo 15 di Matteo, verso 7. Gesù lo diceva in faccia a quelle persone. Stasera lo dice in faccia a noi. A chi sta parlando? A noi, a me, sorelle, frate, a me, a te, ipocriti. Ben profetizzò Isaia di voi quando disse, vedi, sono parole profetiche che si realizzano nella vita di alcune persone. Le profezie, ci sono le buone e quelle non buone. Dato che la parola di Dio è profetica, quando dice, dice la verità. Poi ci sono delle persone che si prendono quelle buone perché lo vivono ed altri che gli ricade addosso quelle che non sono buone. Gesù ce lo dice in faccia e nel verso 8 ci dice anche perché. Guardiamo. Quanto sei caro, Signore, ti voglio bene per la chiarezza e la trasparenza che tu hai. Verso 8.
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Nel verso 8 ci dice il perché e nel verso 9 dice ancora di più. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Come adoriamo Dio, anche noi moderni, questo tempo moderno, ci siamo proprio dentro. Basta dare uno sguardo nella Chiesa moderna, ci siamo. Ognuno ha un pensiero proprio, si aggiunge, si toglie, si fa un poco così. Come adoriamo Dio anche noi moderni, mettiamo e togliamo tutto secondo noi e non secondo dice Dio. Tutte cose che sono destinate a scomparire, dice la Scrittura, tutte cose che non portano nessun cambiamento, un adattamento così, tanto per passare il tempo in una religione che basta che ci vai. Mentre la parola del Signore dice che tutte queste cose finiranno, resta solo una cosa, se abbiamo fatto la volontà del Signore. Nell'epistola ai Colossesi, nella città di Colosse, c'era anche un angoletto che si muoveva così. E nel capitolo 2, verso 22, ci dice che quelle cose, che ci sono un poco in tutte le chiese, moderne pure, tendono a scomparire, resta soltanto il buono. Leggiamolo insieme. In Colossesi capitolo 2, verso 22, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Questo vuol dire che non sono da Dio e dobbiamo evitarle. Onorare Dio così, non siamo onorati da Dio, come Dio onora le persone. Certo, ma che vuol dire che Dio onora le persone? Gli fa gli inchini un poco falsi, tutta quella falsità, riverenze artificiali? No. Quando Dio onora una persona, la benedizione di Dio si posa su di lei, si posa sulla sua famiglia, si posa nelle cose che fa. È di una stabilità unica, perché la benedizione di Dio si manifesta gradualmente e si allarga a macchia d'olio e il beneficio si vede. La benedizione di Dio, in pratica, è così forte che si nota. Ti voglio dire dove c'era la benedizione di Dio. Nella casa di Isacco, pur essendo uno estraneo, mentre si trovava con il re Abimelech, dopo qualche anno, per l'ubbidienza che ebbe a Dio, Dio lo onorò come? Abimelech gli disse: sei venuto che non avevi niente, e questo poco di tempo che sei stato qua, hai superato tutti, ed era geloso di lui. Facci la cortesia, vattene. Hai capito che cos'è la benedizione di Dio? Non se ne accorge solo chi la tiene, se ne accorge anche chi ci sta vicino. Se ne accorgono pure i nemici. Perché Davide nel Salmo 1 dice: tu imbandisci, nel Salmo 23, tu imbandisci la tavola abbondante davanti ai miei nemici, perché quando guardano si accorgono che io appartengo a te e che tu sei il Dio che mi benedici. Quando noi siamo artificiali non siamo benedetti da Dio.
Possiamo essere religiosi, ma se ci manca la benedizione di Dio e ci manca dall'essere onorati da Dio, è tutto vano, anzi, abbiamo il giudizio di Dio su di noi, perché diciamo di fare e non facciamo, diciamo di sapere ma non facciamo, e questo aumenta la nostra responsabilità. Guardiamo che cosa vuol dire onorare, essere onorati da Dio o non essere onorati. Guardiamolo insieme. Il Signore lo dice in 1 Samuele capitolo 2 verso 30. Onorati da Dio. Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele. Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice, non è più così. Lungi da me tale cosa. Poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ushakamassanda. Questa parola disprezzati vuol dire senza prezzo. Un prodotto che aveva un prezzo stabile, quando viene disprezzato, viene abbassato il prezzo, abbassa il valore, è roba da buttare, non serve più. Saremo disprezzati. Disprezzati, saremo abbassati, non abbiamo più lo stesso valore. Siamo lasciati a noi stessi. Molti, anche nell'ambito religioso, sparano cartucce da tutte le parti, più, 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 qua, là, sì. Però non è così. Signore, aiutaci. Siamo lasciati a noi stessi, è inutile che spariamo cartucci, ma senza risultati, svalutati. La scrittura dice, io avevo dichiarato, dice Gesù, dice Dio, ma adesso non faccio più quello che avevo detto. Perché noi abbiamo una responsabilità davanti a Dio. Le belle profezie si portano a destinazione con la nostra collaborazione. I sogni di Dio per la nostra vita richiedono la nostra perseveranza nel non lasciarli per strada. I sogni di Dio nella vita di Giuseppe, Giuseppe li portò a destinazione senza inquinarsi lungo il cammino. Le occasioni che gli venivano offerte, anche per la sua giovane età nella casa di Potifar, per amore del Signore, non commetterò questo peccato. Questo vuol dire onorare Dio. E ti posso dire, se conosci la storia di Giuseppe, Dio onorò Giuseppe. Ecco la differenza dov'è. Egli divenne il secondo di Egitto e amministrò tutti i beni di Egitto, salvò la sua famiglia e per mezzo suo Dio fece crescere il suo popolo. Hai capito che cos'è la benedizione di Dio? Signore, aiutaci. Nel verso 31, con calma, la parola del Signore ci spiega, pure io te lo spiego con calma, perché ci deve essere nella nostra vita un sentimento di voler piacere al Signore, di voler onorare il Signore, perché il Signore onora quelli che lo onorano. Abbiamo letto. Nel verso 31 leggiamo che ci chiarisce questo concetto. Ecco, i giorni vengono in cui troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia in casa tua nessun vecchio. Cosa vediamo in questo verso? Il futuro
di questa famiglia, non ci saranno più vecchi. Che cosa vuol dire? Corta vita. Si muore giovani. È una parola profetica, la parola di Dio è profetica, fratello. Quando ci dice qualcosa e noi ci incamminiamo per essa, vediamo realizzato nella nostra vita ciò che dice. Se facciamo il contrario, vediamo realizzato ciò che dice. Io metto davanti a te, dice nel Deuteronomio, la via della vita e la via della morte. Io ti consiglio di prendere la via della vita. Dio ci ha fatti liberi. La scelta sta nelle nostre mani. Egli ci espone con chiarezza il piano buono, poi lascia fare a noi. Dio dice che aveva fatto tante promesse per questa famiglia, ma le cose cambiarono. Disse che non ci sarebbe stata lunga vita in quella famiglia. Guardiamo nel capitolo 4 come si realizza la mano del Signore. Capitolo 4, dal verso 11 al verso 14. L'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, erano dei religiosi scostumati, potremmo dire, Ofni e Fineas, morirono. Un uomo di Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, arrivò di corsa a Silo quel medesimo giorno con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Quando giunse Eli, sarebbe il padre di questi giovani, stava sull'orlo della strada seduto sulla sua sedia, aspettando ansiosamente perché gli tremava il cuore per l'arca di Dio. Appena quell'uomo entrò nella città portando la notizia, un grido si alzò da tutta la città. Verso 14, guardiamo, Eli, udendo le grida, disse: Che significa questo tumulto? E quell'uomo corse a portare la notizia a Eli. Che notizia portò? Il verso 17, per ragioni di tempo non possiamo leggere tutta la storia, ma prendi nota e vattela a leggere. Impara a leggere la parola del Signore. Verso 17 e poi 18. E colui che portava la notizia rispose: Israele è fuggito davanti ai Filistei. Vi è stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figli, Ofni e Fineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa. Appena udì menzionare l'arca di Dio, Eli cadde dalla sua sedia all'indietro, accanto alla porta, si ruppe la nuca e morì, perché era un uomo vecchio e pesante. Era stato giudice di Israele per 40 anni, ma Dio gli aveva detto che non lo poteva onorare perché egli non aveva onorato Dio. Hai capito bene, fratello? Cosa aveva fatto Eli? Leggiamolo nel capitolo 2, verso 29, in modo che inquadriamo quando parliamo di benedizione, di giudizio di Dio, dall'essere superficiali e camminare secondo noi. Allora, perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni? Che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Questo vuol dire disprezzato. Egli non aveva onorato Dio, aveva disprezzato Dio. La scrittura dice che io disprezzo quelli che mi disprezzano, quelli che sottovalutano la grandezza di Dio. Abbassare il prezzo. Dio ha un grande valore smisurato. Quando noi lo disprezziamo, deprezziamo la sua gloria, la sua grandezza.
E lui lo fa con noi. Disprezzato era indegno della benedizione divina. Questo vuol dire, il verso 30, guardiamolo. Ora il Signore dice, lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Chi mi disprezza sarà disprezzato. Egli faceva i sacrifici e le oblazioni. Certo che li faceva, ma come mai Dio si lamenta? Ce lo dice il profeta Isaia nel verso 13 del capitolo 1. Abbiamo letto il verso 12 e la Bibbia ci aiuta a comprendere che noi possiamo cadere nella stessa trappola. Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. Come? Dio aveva ordinato che dovevano bruciare l'incenso. E quanto ai nuovi luni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. Si trattava di cerimonie prescritte dalla legge, ma Dio vuole il contenuto, non le cerimonie. Hai capito, fratello? Sorella, tutte le cerimonie artificiali che si fanno, Dio non li gradisce. Guardiamo nel verso 14, come ci aiuta a comprendere quello che vuole dire a me e a te. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Ma come queste cerimonie erano prescritte nella legge di Mosè? Dio è contro una religiosità ipocrita. Quando pregate, dice Dio, io non vi rispondo. Oggi quante preghiere ci sono senza risposta? Ce lo chiediamo perché? Ho pregato ma non mi ha risposto. Ho pregato ma non mi ha risposto. Fratello, tu dici di pregare, però il Signore non mi risponde. Signore, aiutaci. Leggiamo il verso 15, che ci aiuta, perché noi, se non addirizziamo la nostra vita, fratelli cari, siamo salvati per grazia, ma non possiamo vivere come prima. Quando eravamo fuori della grazia, quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue, cioè voi non uccidete perché avete paura della legge, ma odiate, che vuol dire uccidere le persone. Lui guarda il nostro cuore. Gesù ci dice, è importante sapere, Gesù ci dice in Matteo 7,7, leggiamolo insieme, dice così: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ma allora, se Gesù dice chiedete e noi chiediamo, come mai non ci risponde? Ma l'abbiamo appena letto perché. Se noi siamo in uno stato di questo genere artificiali abbiamo bisogno di chiedere, sì, ma dobbiamo chiedere la sapienza di come avvicinarci a Dio. Sai chiedere, noi chiediamo solo le cose che ci servono, mentre il Signore nella sua parola dice a Giacomo 1,5, abbiamo bisogno di saggezza quando andiamo al Signore. Non ci mettiamo a sparlare inutilmente, poi diciamo a Dio non risponde. Leggiamo in Giacomo 1,5. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, gli sarà data. Cioè,
Noi dobbiamo chiedere, ma dobbiamo chiedere la saggezza come andare al Signore reali, sinceri, veritieri. E se abbiamo sbagliato, dobbiamo dire: Signore, ho sbagliato, perdonami. Non solo chiedere, che ci faccia venire fuori dall'ipocrisia, dobbiamo chiedere al Signore. Perché se noi siamo ipocriti, come dice Isaia, come dice Gesù, non dobbiamo chiedere che ci serve. La prima cosa che ci serve, dobbiamo uscire fuori da questa ipocrisia che abbiamo. Dobbiamo dire: Signore, liberami da sta ipocrisia, io sono un ipocrita. Hai mai pensato che sei un ipocrita? Quando ti comporti così, tutto religioso esternamente, e dentro sei vuoto come una carcassa di un animale morto, non sei ipocrita? Chi te lo deve dire? Non lo vedi? Che con la bocca dici una cosa e col cuore ne pensi un'altra? Il Signore questo sta dicendo stasera. Devi cercare saggezza come avvicinarti al Signore. Dobbiamo cercare di venire fuori dall'ipocrisia. Dio mette a disposizione la saggezza per venirne fuori. Gesù dice un'altra cosa. Chiedete e vi sarà dato. Poi dice: cercate, non dobbiamo cercare, sì, ma quando siamo in una situazione di non essere a posto con il Signore, cosa dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare prima le cose che ci aiutano di tornare a Dio seriamente. Cercate la risposta. Non arriva? Cerchiamo la causa. Perché il Signore non ci risponde? Molte volte non ci risponde. Perché noi dobbiamo capire perché non ci risponde. Se noi viviamo al modo nostro e non rispondiamo mai di quello che ci dice il Signore, Lui non risponde quando chiamiamo noi. Tu mi chiami ma io non rispondo. Perché in questi ultimi tempi, se ti sei resa conto, sorella, abbiamo cambiato anche il nostro modo di pregare. Quando andiamo al Signore, non diciamo come dice Gesù: Signore, ti lodo, ti ringrazio, sia fatta la tua volontà, perdonami come io perdono. Noi quando andiamo, gli portiamo solo il bigliettino di quello che ci serve. Signore, ti presento mio figlio, mia figlia e ti presento mia cugina. E poi c'è il signore, mio cognato che ha fatto le analisi e non sono tanto buone. Signore, ti prego, fratelli, pregate per mio cognato, per mia sorella. E noi viviamo la nostra vita ipocrita. No, 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 no. Cerchiamo la risposta, ma quando non arriva dobbiamo cercare la causa. Bussate, sì, dobbiamo bussare, ma dobbiamo bussare alla porta giusta. Gesù è la porta giusta. Se noi restiamo, come dice Isaia, come dice Gesù nel capitolo 1 di Isaia, verso 14 e 15, possiamo ampliare anche le nostre richieste a Dio, ci compriamo un megafono per farlo sentire. Da qui entra e da qui esce. Vediamo cosa dice Dio. Isaia 1, 14 e 15. Questa è la parola di Dio che ci parla. Dobbiamo essere seri. L'anima mia odia i vostri nuovi luni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Lo dice Dio, sorella, frate. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi,
Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue, siete degli ipocriti e fate più male che bene. Questo ci dice il Signore. Gesù non è solo la porta, ma il suo sangue ci purifica e perciò dobbiamo andare a Lui. Guardiamo nel verso 16. Come continua? Dobbiamo andare pentiti e dire: Signore, io ho bisogno di un lavacro dentro. Inutile che ci facciamo la doccia 3 volte al giorno e dentro siamo sporchi. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male. Signore, aiutaci stasera. Israele faceva le cerimonie, ma non aveva capito cosa rappresentava il sacrificio e che qualsiasi peccato viene lavato dal sangue di Cristo e che per essere lavati dobbiamo andare a Lui. Nel verso 18, ecco, quando il Signore dice cercate, dobbiamo cercare prima la riconciliazione con Dio, fratelli. Leggiamo il verso 18, che cosa ci dice? Sembra un Vangelo moderno che il Signore ci parla stasera. Certo, il Signore ci parla con un linguaggio che possiamo ben comprendere. Poi venite e discutiamo. Noi dobbiamo andare al Signore, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Dobbiamo andare a Cristo, lo Spirito Santo, per mezzo del grande profeta Isaia, ci apre la strada del perdono, ci vuole perdonare, ma dobbiamo andare al Signore perché Egli vuole fare questa opera nella nostra vita. Dobbiamo essere sinceri. Se ci accartocciamo e pensiamo che possiamo imbrogliare pure Dio, abbiamo sbagliato pensiero. Gesù ha fatto una grande opera per noi, ma noi dobbiamo andare a Lui per riceverla, per ricevere questa grande salvezza. Dobbiamo andare in sincerità, dobbiamo parlare col Signore. In Efesini capitolo 2, verso 13, ci aiuta a comprendere quanto è grande quello che ha fatto il Signore Gesù per noi. Leggiamo insieme. Efesini capitolo 2 verso 13 ci ha avvicinati, questo dice il messaggio, ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. È il sangue di Cristo che ci purifica. Noi dobbiamo andare al Signore, confessare e chiedere di essere lavati. Ci avvicinati, questo dice il messaggio. Leggiamo nel verso 14: Egli ha abbattuto il muro di separazione, ma noi dobbiamo andare al Signore. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui, che dei due popoli ne ha fatto uno solo, e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Ha abbattuto il muro per riconciliarci. Guardiamo nel verso 16. Signore, aiutaci stasera. Verso 16. E per riconciliarci tutti e due con Dio, cioè in un corpo unico mediante la croce sulla quale ha fatto morire l'inimicizia. E per mezzo di Gesù, nel verso 18, ci porta la comprensione di quell'opera che ha fatto Gesù e ci dà il significato del sacrificio, non come faceva Israele, che faceva le cerimonie del sacrificio, ma non aveva capito il sacrificio. Invece il Signore nella sua parola dice:
Per mezzo di Lui abbiamo gli uni gli altri accesso al Padre in un medesimo Spirito. La fede in Lui, per lo Spirito Santo, ci ha convinti che così dobbiamo fare. Isaia non si ferma. Il libro di Isaia è il Vangelo dell'Antico Testamento, messo insieme l'Antico Testamento e Vangelo di Isaia. E ciò che dice il Signore Gesù combaciano in un modo speciale. È lo stesso messaggio. Nel capitolo 1, verso 19, dice qualcosa di molto importante. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Verso 20 dice: ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Il Signore, la bocca del Signore, ha parlato anche questa sera. Ci ha fatto comprendere che la nostra religiosità artificiale, le nostre cerimonie, senza un vero ravvedimento, andiamo al Signore per essere lavati e purificati dal suo sangue, è tutto un cartoccio che non ci porta da nessuna parte. Abbiamo solo il giudizio di Dio sopra di noi, e se noi non onoriamo Dio con tutto il nostro cuore, non saremo mai onorati da Lui. Abbiamo compreso che cosa vuol dire onorare Dio e non onorare Dio nella vita di Eli e dei suoi figli che non avevano onorato Dio e tutto Israele. Abbiamo letto che cosa è successo e non c'era nessuno che fermava ciò che Dio stava facendo. Il Signore stasera ha parlato a me e a te. Noi dobbiamo scegliere, questo dice la Scrittura. Se siete disposti a ubbidire, la benedizione viene su di voi. Ma se rifiuti, fratello, sei un ribelle. Se rifiuti, sorella, sei una ribella. Sarete divorati dalla spada, poiché il Signore ha parlato. Il Signore ha parlato pure stasera. Io sono suo portavoce, hai sentito la mia voce, ma il pensiero è ciò che Dio ha fatto scrivere nella sua parola. È il suo pensiero che il Signore ti ha dato, perciò il Signore ha parlato. La risposta non la può dare nessuno al tuo posto per te e nessuno al mio posto per me. Noi siamo intelligenti da capire. Se vogliamo, dobbiamo fare una scelta, e la scelta è quella di andare al Signore con tutto il cuore. Allora vediamo un'alba nuova che si apre dinanzi a noi. Mentre cantiamo il cantico 869, ci vogliamo alzare in piedi, lo vogliamo cantare col cuore e diciamo al Signore: cambia il cuore mio, Signore, stasera. Cambia il cuore mio. Il Signore ha parlato. Noi dobbiamo prendere la decisione di dire: Signore, perché da soli non lo possiamo fare. Diventeremmo più religiosi. Il Signore non vuole dei nuovi religiosi. Ci vuole cambiare per darci, toglierci il cuore di pietra, che è duro, che tu non lo riesci a fare neppure io. Ma Lui dice che ci toglie il cuore di pietra, insensibile alla voce di Dio, e ci mette un cuore di carne, sensibile alla voce dello Spirito Santo, che quella vocina mistica comincia a parlare al tuo cuore, che già ti sta parlando e ti sta dicendo che questo è il vero
messaggio che viene da Dio e che questo è quello che Dio vuole. Già lo Spirito Santo ti sta convincendo che hai bisogno proprio di questo, di un cuore nuovo. Mentre cantiamo questo canto, parla direttamente con Dio. Signore, io veramente ho bisogno di cambiare e sono davanti a te. Fai questa operazione stasera. Cantiamolo insieme questo canto. 8, 6, 9. Cantiamolo col cuore, con il desiderio di un vero cambiamento radicale che lo Spirito Santo vuole fare nella tua vita stasera. Cantiamolo insieme. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Tu sei il vasaio, l'argilla mio, rimodellarmi, io ti prego Dio. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore sia come te. Gesù, oh Gesù, riempici di te. Tutte le cose in cui t'appoggi, lascia che le prenda lui, e di pieno del suo spirito sarà. Gesù, oh Gesù, vogliamo proprio dire così stasera: Signore, riempimi di te, ho bisogno di te. Grazie Signore che anche stasera ci hai parlato. Ti presento in un modo speciale a chi lo Spirito Santo questa sera ha parlato, Signore. Continua l'opera tua nella sua vita, porta la salvezza. Te lo chiediamo insieme. Benedici la sorella, benedici il fratello che questa sera ha ricevuto la tua parola come proveniente da te, perché porterà frutto per la gloria tua, Signore. O che la tua benedizione si posi su questa assemblea, su questo messaggio e dovunque arriva, Signore,
attraverso qualsiasi mezzo possa portare la freschezza del piano della tua volontà per la salvezza di ognuno che ascolta, perché tu desideri che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Grazie, Signore, che questa sera tu ci hai parlato in verità e vuoi che noi cambiamo il nostro modo di camminare con te, perché tu sei pronto a benedire coloro che realmente desiderano camminare insieme con te. Benedicici insieme e resta con noi, te lo chiediamo, Dio, nel nome di Gesù Cristo, e a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, rendiamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, fai una foto sulla televisione e quei versi che ti hanno parlato vai a rileggerli, perché daranno luce al tuo cuore. Lo Spirito Santo comincia sempre da una parola che ti colpisce per poi portare a destinazione il messaggio se tu segui le indicazioni che lo Spirito Santo ti dà mentre leggi la sua parola o mentre mediti la sua parola. Invocalo nella tua vita e fatti guidare. Fai una foto sulla televisione per una vera conversione. Isaia 1,12, Isaia 29,13, Matteo 15 da 7 a 9, Colossesi 2,22, 1 Samuele 2,30 e 31, 1 Samuele 4 da 11 a 14, 1 Samuele 4 da 17 a 18, 1 Samuele 2, 29, Isaia 1 da 13 a 15, Matteo 7, 7, Giacomo 1, 5, Isaia 1, 16, 1, 18, Efesini 2, 13 a 14, Efesini 2, 16, 2, 18, Isaia 1, 19 e 20. Ebbene, Dio ti benedica, che la sua benedizione si posi su di te. Ci vediamo domattina, Dio piacendo, alle 10:30 per la solita visita pastorale, e ti voglio dire che già da domani mattina alle 6 abbiamo il primo programma di preghiera, canti e lode a Dio alle 6. Programma intitolato Incontro con Dio. Mettiamoci insieme, svegliati di buon'ora, comincia a svegliarti fisicamente e lo Spirito Santo ti sveglierà anche spiritualmente, perché vedrai come lo Spirito Santo man mano soffia nella tua vita i principi della parola del Signore ed attiva la nuova vita dello Spirito Santo dentro di te. Perché la sua parola è spirito e vita, ed è la parola di Dio che genera, fecondata dallo Spirito Santo nella tua vita, genera la vita di Cristo, la vita spirituale. Dio ti benedica, pace, a domani mattina, Dio piacendo. Buonanotte.